Oh, pardon. Buongiorno. Buongiorno. Signora Santarelli, sì? Volevo chiederle una cosa, se permette. Sì? Dica, dica pure. Si accomodi. Grazie. È per sua figlia? No, no. Lo so che è affidato in buone mani. Grazie. Buone e belle. Si accomodi. Veramente avrei un po' di fretta, cavaliere. E veniamo al punto. Dica. Oh, ecco. Sarà il cambiamento di stagione o altro, io non mi sento perfettamente in forma. Anche lei ha bisogno di iniezioni? Iniezioni? Sì. Sì. No, cioè no, non direi. Piuttosto mi occorrerebbero dei... come si chiamano? Dei massaggi. Un mio amico che soffre del mio malessere, se li è fatti fare, e devo dire che... Massaggi? Ora la decida lei. Io sono sempre libero. Oggi, domani, magari stasera stessa, se vuole. Cavaliere. Lasci stare il cavaliere. Come vuole. Il punto è questo, che io massaggi non ne faccio. Ma avevano... Mi lasci parlare. In più ho un marito al quale voglio bene, io... anche se non è proprio Marlon Brando. E poi ho 5 figli, uno dei quali sta pure male. Oh, mi dispiace davvero. Non ci credo, ma non fa niente. Non le sto a dire quello che penso di lei, perché sennò qui ci sarebbe da far notte. Ma una cosa gliela voglio dire. Invece di fare tanto il galletto all'età sua... All'età mia? Sì, signore, sarebbe? All'età sua. Pensi a fare il padre di famiglia, come si deve. Ma, signore, io le faccio... Ma lo lasci perdere. Io non avrei detto niente, perché pensavo fosse chissà che padre. Chiudere una figlia dentro casa per delle settimane solo perché è innamorata. Dico, questo deve essere un padre di quelli tutti d'un pezzo, che non se ne trovano più. No, signore, invece, è un Don Giovanni in cerca di massaggi. No, allora parlo, perché se lei continua con questi metodi, sua figlia va a finire al sanatorio, glielo dico io. Un momento, ma che sanatorio? Io non so niente. Ma che sta male? Ma no, niente ancora. Ah. Lei dirà che sono una ficcanasa. E va bene, sono una ficcanasa. Ma il ragazzo lo conosco, è un bravo ragazzo, si vogliono bene, sono giovani, e allora? E allora che? Allora che va cercando? Ma che va cercando lei? No, lei casomai che va cercando da me, mi interesserebbe proprio, e interesserebbe anche mio marito. Ma scusi, che c'entra suo marito? Sì, la saluto, cavalier. Ah. Guardi che quando i figli poi si ammalano sul serio, son dolori brutti, glielo dico io. Arrivederla e si conservi. Ciao, papà. Ciao, ciao. Che c'è? Mi devi dire qualcosa? No, niente. Volevo... Volevo provarti questo taglier. Su, va. Alzati. Infila, va. Meno male che te ne sei ricordato. È da aprile. Beh, i taglier primaverili vanno bene anche per l'autunno, no? No, te lo voglio finire perché devo levarmi di torno tutto il lavoro arretrato. Ah. A cosa? No, dico, ti sei messo a fare sul serio. E tu? Non arriva, non stare così impettita, non arriva. Così? Ma se non stai ferma non arriva questo affare qua. Sì, papà. Sì, papà, sì, papà. Però continui a fare di testa tua, eh? In che senso, papà? In che senso? Lo so io in che senso. E non arriva. Ma sta ferma. Anche se sto ferma, mi sta stretto. Sono sbagliate le misure, papà. Ma come? Era 85. '93. Ma quelle erano della primavera scorse? È primavera, adesso siamo in auto. Ah, già. Già, già. Ma tutti quanti già, dite. E chi l'ha detto? Anche la signora Ines, quella delle iniezioni. Allora, cosa devo fare, papà? Senti, Marcello. Papà! Disse niente di quello scampolo di grisaglia, quello inglese. Non si trova più. Ma lo chiedi a me? Oh, qua bisogna stare attenti, sparisce troppa roba, eh? Sì. Cos'hai, papà? Marcè, io... Ma quello si mette sempre in mezzo, quello là. Cosa volevi dirmi? Ecco,
cosa volevo dirti? Niente, volevo una stupidaggine, però a pensarci bene. Chissà quant'è che non te la dico. Marcelli, papà ti vuole tanto bene, sai? Anch'io, papà. Però parliamo troppo poco tra noi due, vero? Sì, poco, poco. Delle volte mi sento così sola. Voi mi trattate come se fosse il manichino delle prove. Ma questo non è vero. Sì, è vero, è vero. Su, su, non sei più una bambina. Adesso sei diventata grande, io non me ne ero accorto. Sai quant'hai di giro di petto? Quanto la signora Venturoli. Si vede che sono fuori esercizio. Ma quando ero ragazzo come voi ero ben allenato. Benché ai miei tempi non c'era la libertà che avete voi adesso. Stare fuori tutto il giorno, uscire a spasso con le ragazze. Allora chi le avvicinava mai le ragazze? Ah no? No. Ah, sei a me. Mi ricordo che mi ero innamorato di una mia compagna di scuola. I nostri genitori ci avevano addirittura segregato per non farci incontrare. Di padri fessi ce ne sono anche adesso, stia tranquillo, ne conosco uno io. Vola, colomba bianca, vola. Da quando è innamorato non indovina una. E smettila. Non se la prenda. Alla sua età queste cose non sono serie. Se uno è serio lo è anche a 20 anni, se no non lo è mai, neanche alla sua età. Su questo siamo d'accordo, tocca a lei. Alla deriva. Due a me se non erro, eh. Adesso tocca a me, permesso? Permesso? 4 e 2, 6, segna cancelliere. Oh. Del resto ragiona lei, se uno è serio. Io alla sua età, circa, volevo sposare quella compagna di scuola che le dicevo. I miei e i suoi non volevano. Allora sa che cosa ho fatto io? Che ha fatto? Lo sciopero dello studio. Cioè? Facci picchi, altri 6. E come ho fatto? Cioè? Cioè che? Ah, sia io che lei abbiamo smesso di studiare. Se volete che noi prendiamo la licenza liceale e andiamo all'università, dovete lasciarci fidanzare. Che vuole? Un padre per forza deve piegare la testa. No, no, mica male come idea. Beh, non gioca? Andiamo male. Bei tempi. Anche noi allora eravamo dei mascalzoncelli. Mi ricordo che per incontrarci, malgrado il divieto e la sorveglianza dei nostri genitori, avevamo escogitato un sistema. Quale? Volete saperlo? Dica, dica. Dica, dica. Lei bisogna che i punti li segni, caro mio giovanotto. I 6 ultimi ce li siamo dimenticati. Ah, scusi. A un'ora fissata ci facevamo cacciare ognuno dalla propria aula e così ci incontravamo nel corridoio, belli, tranquilli, con un sacco di tempo davanti a noi. 4-24. Oh, hai perso la partita. Davvero? E pensare che è da ragazzo che non gioco più. Mi dispiace. Paga, scamorza. Ecco le 500. No, no, si scherzava. No, ci mancherebbe, il gioco è gioco. Beh, se il gioco è gioco, grazie. E scusate le chiacchiere. Sapete, a noi di una certa età ci sembra di ringiovanire a raccontare i trucchi e le marachelle che facevamo da ragazzi. E io ne ho fatte tante. Scusi, lei che sa tanti picci, mi dica un po' una cosa. Se uno c'è il padre che l'ha mandato a pagare la luce e gli deve riportare 8.000 lire di resto, invece ce n'è solo 7.000 perché 1.000 se l'è mangiate, come deve fare? Mica è difficile. Mi dia il resto. È bene che siano da 1.000, meglio ancora se sono da 500. Sono da 1.000. Ah, ecco. Ecco, guarda, li mette così. Li piega. Li mette qua. Ecco. Ah, papà! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Arrivederci, ragazzi, eh? Arrivederci. O A uguale 1. P, P, X uguale seno X. O, P, X uguale coseno X. Au, au, che ore? Seno X è 11, uguale precise. Seno dell'arco sì, X nel circolo di raggio. Ai! Chi è stato? Io, signor professore, è stato lui. Fuori! Oh,
vieni. Adesso non ho tempo.